Buongiorno ragazzi, benvenuti alla lezione di lunedì 23 marzo 2020. Allora, passiamo a parlare del cranio, quindi andiamo a considerare le prime strutture ossea del nostro corpo e consideriamo subito il cranio. In realtà lo studio del cranio è alquanto complesso, quindi lo vedremo un attimino più in dettaglio proprio perché non è semplicissimo da comprensione. Innanzitutto il problema dello studio del cranio è dato dal fatto che vengono considerate le singole ossa che costituiscono il cranio, ma in realtà se noi guardiamo un cranio di un soggetto adulto, vedremo che le varie ossa sono fuse tra di loro, vedete che qui vediamo solamente il segno di quelle che sono le suture, e quindi in realtà noi vediamo un unico grande osso e l'unica articolazione mobile è quella con la mandibola. Quindi è come se avessimo di fatto due ossa, tutto il cranio e poi solamente la parte della mandibola. Per guardare il cranio, a questo punto vi faccio vedere un cranio, un modellino che ho qui. Vi presento un amico, lui in realtà è Filippo, oramai noto a tutti i miei studenti con il nome di Filippo. Ora in questi giorni ospite qui a casa mia, visto che anch'io sono più che altro registro da casa. E parte gli scherzi, va bene, questo è un modellino di un cranio dove appunto potete vedere, vedete che abbiamo un unico osso, qui è stato fatto un taglio perché per farvi vedere quella che è la parte poi della volta e quella che è la base del cranio, ma vedete che noi qui possiamo vedere solamente delle suture, mentre tutto il resto è le varie ossa sono fuse tra di loro e l'unica articolazione mobile che abbiamo è questa praticamente della mandibola. Se togliamo la parte alta del cranio, vedete che vediamo questa parte che è chiamata la volta cranica, che ha una superficie fatta a volta, come la volta della Cappella Sistina, dove è più che altro una superficie liscia. Quindi che va verso l'alto, mentre la parte che resta in basso, che è chiamata base cranica, è molto più complicata e innanzitutto vediamo che si trova su tre livelli diversi. Questo livello qui è più in basso, poi abbiamo un livello intermedio e un livello più alto. In realtà la base cranica è costituita da tre fosse craniche, una fossa cranica inferiore, una fossa cranica media e una fossa cranica anteriore. Questo è importante perché difatti la scatola cranica aderisce perfettamente a quello che è l'encefalo, quindi la struttura praticamente che vedremo nell'encefalo sarà complementare a questa che è la fossa cranica. Poi vedete subito qui a queste che è l'interno della cavità cranica, quindi con queste tre fosse diverse a livello della base, con la volta invece a livello praticamente della volta cranica. Altra cosa che notiamo subito è il grosso foro occipitale che si continua con quello che è il canale spinale della colonna vertebrale, dove è contenuto praticamente il midollo spinale. Il cranio è costituito da due porzioni, dal cosiddetto neurocranio e dallo splancnocranio. Il neurocranio è quella parte dove è contenuto l'encefalo, quella parte che prende contatto con l'encefalo. Mentre lo splancnocranio è quella parte che prende contatto con la faccia, quindi quella che va a costituire il massiccio facciale. In realtà vi sono delle ossa che vanno a costituire il massiccio facciale, ma che comunque prendono contatto con l'encefalo. In questo caso queste ossa vengono comunque annoverate nel neurocranio. Quindi le ossa, se prendono contatto con l'encefalo, allora si vanno a costituire il neurocranio. Quindi
Quelle che invece non prendono contatto con l'encefalo e che poi di fatto vanno a costituire la parte della faccia, vengono invece, fanno parte di quello che è chiamato splancnocranio o massiccio facciale. Quando andiamo a considerare quello che è il cranio, vedremo, abbiamo visto appunto che vi sono delle cavità. La cavità più importante, più grossa, è la cavità cranica, dove appunto è contenuto l'encefalo, ma in realtà sono presenti anche altre cavità. Quali cavità? La cavità orale, ok? Quindi tra mandibola e mascella, ok? Quindi abbiamo la cavità orale, ma cos'altro abbiamo? Abbiamo anche le cavità dove sono contenuti gli occhi, quindi le orbite. Abbiamo anche le cavità nasali, sono due cavità nasali. E in più abbiamo le cavità che non sono visibili al di sotto dell'orecchio esterno, abbiamo praticamente l'orecchio medio e l'orecchio interno dove sono contenuti gli ossicini che servono per l'udito e anche per l'equilibrio. Quindi queste sono le varie cavità che stanno a delimitare quello che è il cranio. Le cavità nasali sono collegate ad altre cavità che sono chiamate sini paranasali. Vedete che si trovano tutto intorno alle cavità nasali. Queste sini paranasali sono rivestiti da mucose respiratoria e comunicano con la cavità nasale. Qua dove ce l'abbiamo? L'abbiamo a livello dell'osso frontale, quindi prendono il nome, si chiama seno frontale, quindi prende il nome delle ossa in cui si trova, a livello dell'osso mascellare, quindi abbiamo il seno mascellare, a livello dell'etmoide, quindi abbiamo il seno etmoidale o c'è detta anche cellette etmoidali. A livello dell'osso sfenoide e quindi abbiamo il seno sfenoidale. Tutte queste cavità quindi comunicano con le cavità nasali e sono tappezzate da mucosa respiratoria. Andiamo a vedere quindi in dettaglio quello che è il neurocranio. Il neurocranio, quindi che abbiamo detto per definizione è quella parte del cranio che prende contatto con l'encefalo, è costituito da 8 ossa craniche. Le ossa possono essere in numero di 2 o in numero di 1. In anatomia, quando abbiamo strutture che sono 2, si dice che sono ossa pari. Quando invece è 1, si dice è un osso, una struttura è impari. Non si dice dispari, ma si dice impari. Quindi degli organi, delle strutture, delle ossa possono essere pari o impari. Il neurocranio è costituito da cosa? Da due ossa parietali, queste qui in rosa, quindi l'osso parietale è un osso pari, da due ossa temporali, quindi l'osso temporale è anche un osso pari, poi vediamo dalla parte posteriore, da questo osso qui verde che è l'osso occipitale. Poi dall'osso frontale, che è questo qui in avanti, e poi abbiamo due ossa un po' più particolari, complicate, che è questo qui blu, che va a costituire la base cranica, la fossa media, che è lo sfenoide, e davanti a questo l'etmoide. Ora, come vi dicevo, il cranio è costituito dal neurocranio e dallo splancnocranio. La parte del neurocranio è costituita dalla volta cranica, o calotta cranica, e dalla base cranica. Okay? Questa è la base cranica, questa invece è la volta cranica. Okay? La volta cranica, come vedete, qui possiamo vedere le varie suture. Quindi abbiamo la sutura coronale che si trova,
questo modo, struttura coronale, una specie di coroncina, abbiamo qui tra l'osso frontale e le due ossa parietali. Poi abbiamo la sutura sagittale, che è tra le due ossa parietali, e la sutura lambdoidea a forma di lambda, vedete qui, possiamo vedere qui, tra le due ossa parietali e l'osso occipitale. Il punto dove si uniscono qui nelle queste suture, punto dove si uniscono tre ossa, sono chiamate bregma, qui davanti, che poi bregma, e lambda qui posteriormente, che poi sono i punti, quelli più che si vanno ad ossificare più tardivamente. Ricordate che le ossa del cranio si ossificano per un'ossificazione di tipo membranoso, quindi rimane il modello preesistente, non è cartilagineo come le ossa lunghe, ma è un modello di tessuto mesenchimale. E questo punto qui è quello dove restano le cosiddette fontanelle. Okay? Sicuramente se è capitato un neonato che la mamma vi ha detto non toccare qui a livello della testa, qui, questo punto qui e anche di dietro, perché vi è la fontanella bregmatica e la fontanella lambdoidea, soprattutto la bregmatica, che resta aperta per un certo periodo. Questo perché? Perché il cranio, abbiamo detto, che aderisce perfettamente a quello che è l'encefalo, però cosa succede? Che l'encefalo deve ancora crescere nei primi anni di vita del bambino e quindi le ossa non sono completamente fuse tra di loro, quindi permettono ancora una certa espansione del cranio. La faccia laterale della volta cranica è formata dall'osso frontale, dal parietale, dall'occipitale, posteriormente questo in verde, dal temporale e dallo sfenoide, vedete qua. In corrispondenza qui dell'osso temporale vi è questa ampia fossa che è chiamata fossa temporale, dove si inserisce il muscolo temporale. La faccia posteriore della volta è costituita dall'osso occipitale, dove si vedono delle linee nucali su cui si inseriscono i muscoli invece del collo. E la faccia anteriore è costituita dall'osso frontale, che prevalentemente lo possiamo tastare, va quello che va a costituire la fronte. Quello che possiamo dire essere invece il pavimento del neurocranio è costituito da un robusto tavolato osseo che è chiamata base cranica. Questa base cranica ha il compito di sostenere l'encefalo, perché appunto è comunque a contatto con l'encefalo, ma anche quello di ancorare il massiccio facciale al resto del cranio, perché poi qui davanti abbiamo il massiccio facciale. E considerate anche, ad esempio, che durante la masticazione si generano delle forze notevoli che vengono comunque assorbite proprio dalla base del cranio. Inoltre, a livello della base del cranio vi sono anche diversi fori, che però diciamo li tralasciamo, che servono a mettere in comunicazione il neurocranio dallo splancnocranio, quindi più che altro per il passaggio di alcuni nervi. L'unico grosso foro che consideriamo è questo, il grande forame magno dell'occipitale. Come vi dicevo prima, a livello della base cranica individuiamo tre fosse o tre depressioni, che sono la fossa cranica anteriore, che è più in alto, fossa cranica media, fossa cranica posteriore. Queste tre fosse craniche, vedete? Abbiamo posteriore, media, questa qui, e anteriore. Ok? Vista lateralmente, vedete che la fossa cranica posteriore si trova più in basso, la media è a un gradino più in alto e quella anteriore è da un gradino ancora più in alto, quindi 1, 2 e 3.
queste fosse craniche sono perfettamente complementari a cosa? A quelle che le strutture dell'encefalo. Quindi vedremo nella fossa cranica posteriore si alloggia il cervelletto, nella fossa cranica media invece avremo prevalentemente il lobo temporale, quindi qui a livello sotto l'orecchio, e a livello poi frontale invece, quindi nella fossa cranica anteriore, prevalentemente il lobo frontale. Passiamo quindi a vedere un osso alla volta di quelli che costituiscono il cranio. Partiamo dall'osso frontale, vedremo solamente le caratteristiche più, diciamo, più salienti, le caratteristiche principali. Innanzitutto l'osso frontale è un osso piatto, impari, quindi abbiamo uno solo, quindi si dice impari e mediano, perché si trova centralmente lungo quella che è la parte della linea mediana. Invece le strutture che si trovano lateralmente si dicono laterali. Quindi nel caso dell'osso frontale invece abbiamo detto è un osso impari e mediano che va a delimitare anteriormente quella che è la cavità del cranio. È costituito l'osso frontale da una parte superiore che è chiamata squama, è una parte verticale, e da una parte inferiore che invece è una parte orizzontale, che in realtà si porta qui all'indentro, dentro, che va a costituire la parte delle orbite e la parte nasale. Quindi abbiamo questa parte squamosa e il processo orizzontale. All'interno di questa squama qui, questo livello, abbiamo la presenza di quelli che sono i seni paranasali, uno per ogni lato, un seno paranasale frontale a destra e uno a sinistra. Che poi questi seni paranasali, come dove sono? Sicuramente qualcuno di voi soffre di sinusite e cosa sente? Un dolore proprio a livello frontale. Qui. Cos'è la sinusite? L'infiammazione dei seni paranasali, soprattutto a livello appunto frontale. Vediamo qui sempre appunto la parte della squama, quella che può essere chiamata faccia esocranica, cioè la parte esterna. Invece qui vediamo quella che viene chiamata la faccia endocranica, cioè la parte interna. Qui vedete questa cresta frontale da dove parte una membrana che separerà i due emisferi destro e sinistro. La parte, questa parte della volta, vedete come è abbastanza liscia e qui in basso vedete che abbiamo queste due protuberanze che sono chiamate processi zigomatico. Cosa significa? Un processo è una protuberanza che va verso l'osso zigomatico, quindi processo zigomatico dell'osso frontale, cioè un processo che appartiene all'osso frontale, ma che si porta verso l'osso zigomatico. Qui alla parte centrale abbiamo la spina nasale che si porta in basso e si articola con le due ossa nasali che vanno a costituire quello che è il dorso del naso. Quindi la spina nasale si articola con le ossa nasali. Questa è la parte orizzontale dell'osso frontale, mentre questa qui era la parte verticale, ok? Quindi questa qui in alto è la parte verticale della fronte. Questa qui in basso invece è la parte orizzontale che va a costituire questa che è la volta dell'orbita, quindi abbiamo questa faccia orbitale. Poi nella porzione qui centrale, quindi nella porzione mediana, vi è quest'ampia incisura, vedete, chiamata incisura etmoidale. Su questa incisura vedete che si vedono anche le cellette etmoidali, quindi il seno
all'interno dell'osso etmoide che sono chiamate cellette etmoidali. Questa è un'incisura etmoidale dove si inserisce l'osso etmoidale. Osso parietale, osso impari e laterale, quindi abbiamo due ossa parietali, semplicemente considerate che sono due ossa che hanno la forma quadrangolare, sono praticamente dei quadrilateri, che vanno a costituire la porzione laterale della volta cranica e che poi si articola con quello che è l'osso temporale mediante questa sutura che è la sutura squamosa e si articola anche con lo sfenoide, mentre anteriormente con il frontale mediante la sutura coronale e con l'occipitale posteriormente mediante la sutura lambdoidea. Vediamo quindi l'osso temporale. Quest'osso invece è un osso abbastanza complicato, quindi vediamolo un attimino insieme. L'osso temporale, vedete che abbiamo quindi questa parte, intanto dove è localizzato? È localizzato qui al di sotto dell'orecchio. Andiamo a vedere qui, al di sotto praticamente dell'orecchio. Ok? Questo è l'osso temporale. Vedete che è costituito da una parte sottile verso l'alto che è chiamata parte squamosa, la squama del temporale. Poi abbiamo questa parte in basso che invece è massiccia ed è chiamata mastoide, da mastoide questa parte qui, ve lo metto così, così vedete. Questa qui è la mastoide, quindi questo è tutto il temporale. Questa parte qui è squamosa, questa qui in alto sottile, questa invece è la mastoide, che è questa. Poi abbiamo questa porzione qui che si porta verso il davanti, che è il processo zigomatico, che va in avanti per articolarsi con l'osso zigomatico. Quindi processo zigomatico che insieme all'osso zigomatico formerà l'arcata zigomatica, quindi processo zigomatico dell'osso del temporale che va verso l'osso zigomatico che invece qui davanti che forma proprio lo zigomo. Poi abbiamo questo specie di uncino qui in basso che è chiamato processo stiloideo, che qui uno di Filippo è rotto da questo lato, vediamo da quest'altro lato, ecco qua, questo processo stiloideo che in cui si inseriscono i muscoli stiloidei che vanno verso l'osso ioide alla base praticamente del collo. La mastoide, abbiamo detto che questa è questa grossa parte massiccia dove si inserisce il muscolo sternocleidomastoideo, sterno, cioè che va, abbiamo un capo che va allo sterno, un capo che va alla clavicola e l'altro capo che invece va proprio qui alla mastoide, quindi al processo mastoideo dell'osso temporale. Poi individuiamo, vedete che qui sotto abbiamo l'articolazione con la mandibola, quindi abbiamo, studiamo questa, vediamo la fossa, qui vi è una fossetta che potete vedere qui, questa, che è la fossa mandibolare per l'articolazione temporomandibolare, quindi con la mandibola. Quindi questa è la parte, diciamo, la vediamo, la faccia esocranica vista dall'esterno. Ma se andiamo a considerare la faccia endocranica vista dall'interno, vediamo che la struttura la vediamo abbastanza complicata. Innanzitutto vedete che qui in alto abbiamo questa parte della squama che è verticale e che in realtà resta una parte liscia, una parte abbastanza semplice.
Questa parte qui in basso, invece, vedete dove qui abbiamo la mastoide, qua davanti invece si trova tutta questa struttura particolare. Cos'è? Vedete scritto nella faccia endocranica, quindi nella faccia interna, tra la squama, che è questa qui posta in alto, situata superiormente, e il processo mastoideo, che è messo qui in basso, vi è questa struttura che è chiamata piramide, si detta piramide del temporale o rocca petrosa. Questa piramide si porta, è questa struttura qui, questa, che si porta medialmente, cioè verso il centro, vedete che comincia lateralmente, si va verso il centro, medialmente e verso l'avanti, e va a toccare questa struttura che vedremo essere il corpo dello sfenoide. Quindi questa è la piramide del temporale. All'interno di questa piramide vi è la sede dell'orecchio medio e interno. Passiamo quindi poi a considerare altro osso, impari e mediano, che è l'osso occipitale. Osso occipitale, quello dove abbiamo il grande forame, forame magno dell'occipitale. Vedete che è costituita da una struttura abbastanza liscia. Abbiamo questo grande forame, abbiamo questa parte qui anteriore, che è questa, possiamo vedere qui. Questa è una parte importante chiamata clivus dell'occipitale. È una specie di scivoletto dove si va a posizionare, si va ad alloggiare il bulbo o midollo allungato che si continua con il midollo spinale che invece si trova qua sotto a livello del canale spinale. Quindi questo è il clivus dell'occipitale, questa specie di scivolo. E poi altra cosa da notare, vediamo qui in queste immagini, sono queste superfici articolari che sono chiamate condilo dell'occipitale. Nelle ossa, quando vedete le immagini, la parte articolare, la parte rivestita da cartilagine articolare è sempre rappresentata con un colore più chiaro, di solito un bianco. Quindi questo è il condilo dell'occipitale, qui poco visibile, che serve a fare un'articolazione condiloidea con l'atlante, che è la prima vertebra. Passiamo a considerare l'osso sfenoide. Quest'osso, tenete un po' di attenzione perché è alquanto complicato. Qui vi ho messo delle immagini dove vi fa vedere sia l'osso di per sé dalle diverse, dai diversi punti di vista, quindi visto frontalmente, visto dall'alto, visto dalla posizione, diciamo, da dietro. E anche, soprattutto, queste altre immagini laterali qui, piccoline, dove vi fa vedere all'interno del cranio dove è posizionato, okay? In modo che potete ben capire come è messo quest'osso. E queste immagini ce le avete per tutte le ossa che vi ho riportato. Quindi vedete come lo sfenoide è situato praticamente al centro della base cranica, a costituire quella che è la fossa cranica media. Presenta un corpo centrale, questa regione qui che è chiamata corpo centrale, da quale si dipartono altre strutture che sono chiamati processi. Di solito quest'osso visto in questo modo qui, visto frontalmente, si dice che ha una forma di pipistrello, oppure qualcuno lo individua come una farfalla, ma molto più comunemente come un pipistrello. Quindi vedete che abbiamo a livello del corpo, che ha una forma di a cubo,
In realtà all'interno di questo corpo vi è un seno che è il seno sfenoidale, quindi un altro seno paranasale, quindi è vuota questa struttura all'interno. E poi abbiamo nella parte qui in alto una struttura molto nota che è la sella turcica, cioè una sella qui rialzata, dove qui vi è questa fossa che è chiamata, vedete, fossa ipofisaria, perché nella sella turcica si alloggia una importantissima ghiandola endocrina che è l'ipofisi, che è la regina di tutte le ghiandole endocrine. Poi abbiamo le ali. Lo sfenoide è costituito da due piccole ali, questa, questa, e da due grandi ali. Due piccole ali sono queste qui e due grandi ali. Queste grandi ali guardano a livello dell'orbita, pure verso la fossa cranica media, e l'altra vedremo esternamente verso la fossa intratemporale, quindi vicino all'osso temporale. E poi abbiamo questi altri processi qui, che sono le specie di zampette del pipistrello, che sono i processi pterigoidei. Processi pterigoidei o lamine pterigoidei. Questi si vanno a portare a livello, vedete qui, del massiccio facciale. Quindi è questo l'osso che praticamente serve ad ancorare la faccia a quella che è il neurocranio. Guardiamo quindi qui da Filippo lo sfenoide è questo, queste qui sono le piccole ali, questa è la sella turcica, queste qui invece, piccole ali, queste qui laterali, questa, sono le grandi ali che mi delimitano la fossa cranica media, ma vediamo anche all'interno dell'orbita, che è questa parte qui, e esternamente vediamo qui questa che è la fossa infratemporale. Quindi questo qui è lo sfenoide, che principalmente va a costituire appunto questa parte del cranio, base cranica, fossa cranica media. I processi pterigoidei invece si portano verso il basso e sono questi che possiamo intravedere qui, queste lamine pterigoidee qui, che prendono contatto con l'osso palatino. Quindi che va a costituire il palato. I processi pterigoidei sono questi. Lamine o processi pterigoidei, vediamo, laterale e mediale. Laterale e mediale. Ok, quindi questi qui sono i processi pterigoidei, che naturalmente non sono invisibili, non sono visibili dalla faccia endocranica che si trova all'interno vediamo invece la faccia posteriore, quindi vedete visto da dietro, questo è il corpo.
Questo che vedete è il dorso della sella, quindi la sella turcica si trova qua dentro. Ok? Qui vediamo grande ala, piccole ali, e qui abbiamo appunto i processi pterigoidei, mediano e laterale. Quindi qui lo vediamo posteriormente, qui invece la vista anteriore. Vedete qui come la grande ala, vedete qui si capisce molto bene che va a costituire questa che è la parte dell'orbita. E invece esternamente qui va a costituire questa faccia temporale, quindi la fossa infratemporale. Qui vi ho messo un bel quesito che è quello con quante ossa si articola lo sfenoide. Domanda molto complicata perché in realtà vedete lo sfenoide è questo, qui e qui dello stesso colore in blu. Qui in basso invece, attenzione, non è preso dallo stesso testo, quindi qui lo sfenoide è in arancione. Okay? Con quante ossa si articola? Il fatto che questo sfenoide si trova alla base del cranio si articola con diverse ossa. Vediamole un attimino. Innanzitutto il frontale. Okay? Vedete qui le piccole ali dello sfenoide che si articolano con l'osso frontale. Ok, fin qui ci siamo. Poi con il temporale. Ecco qui, vedete che lateralmente abbiamo il temporale, questa è la piramide del temporale, vedete questa è la squama del temporale che prende contatto proprio con le grandi ali dello sfenoide. Poi abbiamo l'occipitale posteriormente. Occipitale, abbiamo detto, questo osso impari e mediano che si trova posteriormente, che presenta questo scivolo qui che è il clivus dell'occipitale che si porta verso il corpo dello sfenoide, quindi lo sfenoide si articola con l'occipitale. Poi qui la faccenda si fa un po' più complicata con l'osso mascellare, vediamo qui visto dal basso, questo è il mascellare. Quindi qui vedete che c'è il contatto con l'osso mascellare. Poi con le ossa palatine, con i palatini. A che livello? Abbiamo detto che i processi pterigoidei si portano verso il basso, questo è l'osso palatino. Lo possiamo vedere bene da quest'altra immagine. Attenzione qui, l'osso sfenoide è questo arancione. Questo è il corpo dello sfenoide, dove all'interno abbiamo il seno sfenoidale, quindi un seno paranasale. Qui vediamo questi processi pterigoidei, vedete come si articolano con l'osso palatino, che è un osso a forma di L, quindi la lamina perpendicolare si posiziona proprio davanti a queste lamine dell'osso palatino. Ok? Quindi palatini, mascellare l'abbiamo detto, osso zigomatico, vedete qui. Quindi questo è lo zigomatico, questo quindi con le grandi ali dello sfenoide, l'etmoide e il vomere, possiamo vederlo qui, quindi qui lo sfenoide è questo, qui abbiamo l'etmoide e al di sotto dell'etmoide il vomere. Naturalmente adesso ancora queste ossa non le abbiamo fatte, ma considerate che è un puzzle, quindi man mano che andiamo avanti poi le considererete tutte insieme. Ok? Da questa immagine, vedete, vi faccio vedere anche, si vede molto bene, abbiamo detto, il seno sfenoidale e qui anche il seno frontale dell'osso frontale. Allora, passiamo all'osso etmoide. Vedete che anche quest'osso è abbastanza complicato. Vedete che si posiziona tra le due orbite e va a costituire la parte superiore delle fosse nasali e poi si incastra a livello dell'incisura etmoidale dell'osso frontale. Ma per vedere come è fatto, cerchiamo di fare insieme un disegnino. Quindi intanto facciamo una lamina verticale e una lamina orizzontale. Sulle lamine orizzontali
individuiamo delle masse laterali, quindi una specie di cassettoni, okay? Queste sono le masse laterali. All'interno di queste masse laterali in realtà abbiamo delle cellette etmoidali, quindi non è una struttura di osso pieno, ma abbiamo questi seni che vanno a costituire le cellette etmoidali. Ok? Quindi queste sono le masse laterali, questa è la lamina verticale, questa è la lamina orizzontale. Questa lamina verticale qui va a costituire quello che è il setto nasale, la parte superiore del setto nasale, che poi si continua con il vomere, e quindi ed è questa struttura qui, è tutta liscia. Qui in alto, questa parte qui che sporge, qui siamo qua sopra in alto, siamo all'interno del cranio, qui vi è questa struttura che chiamiamo crista galli, che poi è questa qua, crista galli. Questa struttura, questa crista galli, è evidente, si vede all'interno del cranio, all'interno della base cranica. Qui invece ci troviamo a livello delle cavità nasali, quindi qui, e in realtà a livello di queste masse laterali sono presenti due turbinati o conche nasali, che sono i turbinati superiori e medio, mentre invece poi avremo un altro turbinato e un'altra conca nasale che è un osso a parte. Questo perché questa è la parte della cavità nasale qui, quindi la faccia mediale è una faccia liscia, la faccia laterale invece presenta questi turbinati. Quindi quest'osso etmoide, vedete come è scritto qui, è caratterizzato da osso, quindi è un osso anteriore localizzato nel cranio tra le orbite. Okay? Presenta due lamine, una perpendicolare, quindi questa qui perpendicolare, con la crista galli, questa qui in alto, l'altra orizzontale. Questa lamina orizzontale che caratteristica ha? Ha una caratteristica che presenta una cosiddetta lamina cribrosa. Perché una lamina cribrosa? Perché in realtà qui, che io ho fatto continuo, vediamo se riusciamo a cancellarlo, in realtà qui ci sono, no, quindi la rifacciamo, però la facciamo qui continua e qui la facciamo con una specie di tratteggio. Questa porzione qui abbiamo questa lamina cribrosa, dove di fatti sembra, si può vedere qui, vi sono tanti forellini come i forellini di uno scolapasta, perché da qui passano i filuzzi di un nervo che è il nervo olfattivo, che va dall'interno, dal tetto di quello che è la cavità nasale, va a finire fino alla cavità cranica. Poi abbiamo queste due masse laterali, che presentano all'interno delle cellette etmoidali, quindi questi spazi vuoti, e nella faccia mediale presentano i turbinati, due dei tre turbinati. Quindi di questo osso etmoide, che vediamo, lo rifaccio un attimino, abbiamo questa lamina perpendicolare, questa lamina orizzontale, che però in questa porzione qui consideriamo che vi è la parte cribrosa, parte quindi qui centrale cribrosa, ok?
Qui abbiamo detto che abbiamo queste masse laterali, okay, con le cellette etmoidali all'interno. Qui abbiamo i turbinati o conche nasali superiori e medio. Okay, qui abbiamo la crista galli. Okay. Quello che individuiamo è che praticamente consideriamo qui siamo all'interno delle cavità nasali, quindi questo è il setto nasale centrale, la parte media, che okay, questo è il setto nasale. Queste sono le pareti nasali laterali, okay, che è questa porzione qui, che è qui dove sono i turbinati. A questo livello qui laterale, qui invece, cosa abbiamo? Questo livello qui laterale stiamo all'interno dell'orbita, quindi qui è la cavità praticamente oculare. Dovrebbe essere un occhio, eh? Potete notare le mie ampie capacità di disegno. Quindi questa parte qui laterale è questa parte qui che vedete che va a delimitare l'orbita. E questa parete qui, che è una parete abbastanza sottile, questa, viene chiamata lamina papiracea. Vedete qui abbiamo questa visione laterale dove vediamo questa che è la lamina perpendicolare con la crista galli in alto, queste quindi le cellette etmoidali, questi sono i cornetti. Qui abbiamo appunto questa lamina papiracea e qui poi si continua in alto con l'osso frontale. E poi in basso invece qui abbiamo l'osso mascellare e quindi questo va a costituire quella che è l'orbita. La crista galli, vedete questa che si vede qui, ho fatto una foto, questa all'interno di Filippo, questa qui è la crista galli, da dove in realtà parte una membrana che divide gli emisferi in due emisferi. Questa quindi è la crista galli e vedete che qui al lato, potete vederlo anche da qui, avete questi forellini che costituiscono questa che è la lamina cribrosa, perché questi forellini qui in realtà originano dall'interno delle cavità nasali, la parte alta delle cavità nasali, e quindi poi entrano a livello della scatola cranica. Mentre invece qui a livello della crista galli si inserisce la falce cerebrale, che è quella membrana che fa parte delle meningi che divide gli emisferi in due parti. Dell'etmoide, poi, qui vi è questa regione che va a costituire la parte interna dell'orbita, la faccia mediale dell'orbita. Qui all'interno, se guardate che vi sto indicando, allora aiuto qui. Adesso vi ho inserite un po' di immagini per farvi, diciamo, capire un po' quelle che sono la costituzione, quella che è la costituzione del cranio, quindi le varie parti. Naturalmente, se avere la possibilità di avere un cranio in mano è molto più facile. Quest'anno siamo, io di solito l'avrei portato a lezione, ma non so quando torneremo, per cui se torniamo presto magari lo posso anche portare, o eventualmente se non vi è chiaro mi chiedete e così vi faccio conoscere Filippo. Ma altrimenti purtroppo vi dovete arrangiare un po' con le varie immagini che avete o sugli atlanti o queste che vi ho messo. Quindi qui vedete, intanto faccio vedere da questa immagine, si può vedere anche questo che è lo sfenoide, okay, che prende contatto, questi sono i processi pterigoidei, questo è l'osso palatino, qui vediamo l'osso zigomatico. Qui da queste immagini vedete come si vede come le varie ossa si vanno ad inserire le une sulle altre, quindi qui abbiamo il frontale, abbiamo lo sfenoide,
Abbiamo l'osso palatino, vedete qui si vede molto bene come l'osso palatino si inserisce vicino ai processi pterigoidei. L'osso mascellare qui in basso, che si porta in alto, e l'osso zigomatico. Qui, da quest'altra visione, si può vedere sempre l'osso frontale, vedete come nell'incisura etmoidale si inserisce l'etmoide e posteriormente l'osso sfenoide, poi lateralmente, ancora più posteriormente, il temporale. Questa con la piramide del temporale che si porta medialmente e anteriormente a toccare questo che è il corpo dello sfenoide e questo che è l'osso occipitale con questo scivoletto qui che è il clivus dell'occipitale. E quindi questa è l'immagine invece del nostro cranio, quindi questo è l'osso frontale, questo pezzettino qui fa parte dell'etmoide. La crista galli e le cellette e la lamina cribrosa, quindi la crista galli e la lamina cribrosa, questo fa parte dello sfenoide, quindi le piccole ali, le grandi ali, questa è il corpo dello sfenoide con questa porzione qui che è la sella turcica, quindi proprio qui ci si inserisce quello che è l'ipofisi. Questo è il temporale, osso pari e laterale. Questa è la parte della squama del temporale, quindi liscia. Questa invece è la piramide del temporale, sede dell'orecchio medio e interno. Vedete che si porta medialmente e verso il davanti, verso ai lati del corpo dello sfenoide. Questo è l'occipitale, tutto questo. Con il grande forame magno, con il clivus dell'occipitale. Questo scivoletto dove ci si mette, si posiziona il midollo allungato che si continua qua sotto con il midollo spinale che invece è contenuto nella cavità spinale all'interno della colonna vertebrale. Passiamo a vedere quelle che sono le ossa dello splancnocranio, anche se le vediamo un po' in maniera più veloce. Innanzitutto abbiamo detto che le ossa dello splancnocranio definiamo quelle che vanno a costituire il massiccio facciale, ma in realtà le definiamo come quelle ossa che non hanno contatto con l'encefalo e con le meningi. Queste ossa dello splancnocranio danno forma al viso, quindi costituiscono proprio la parte della faccia, sostengono anche i denti, sia la parte delle ossa mascellari che dalla parte della mandibola, formano le cavità nasali, formano le cavità orbitali, quindi le orbite, e sono il punto di ancoraggio per i muscoli della masticazione. Quali sono queste ossa facciali? Sono in tutto 14. Abbiamo le ossa mascellari. Ora fate attenzione, per quanto riguarda la mascella, sono indicate due ossa mascellari, quindi osso impari e laterale, okay? Che poi sono unite tra di loro. Poi invece abbiamo due ossa palatine, che non vediamo da qui, quelle che vanno a costituire il palato, due ossa zigomatiche, quindi sempre osso pari e laterali, due ossa nasali, queste qui che formano il dorso del naso, due turbinati inferiori, ricordate che abbiamo considerato i turbinati superiore e medio fanno parte dell'etmoide, turbinati inferiori sono ossa a sé stanti. Poi abbiamo due ossa che invece sono impari e mediane. Abbiamo il vomere che va a costituire la parte del setto nasale, si continua con la lamina perpendicolare dell'etmoide e poi la mandibola. Potete vedere qui da queste immagini quelli che sono chiamati punti di repere, cioè dove possiamo andare ad individuare
tastare praticamente quelle che sono le varie ossa, quindi l'osso frontale, l'arcata zigomatica con l'osso zigomatico, l'osso nasale, quindi la parte del dorso, la mascella, la mandibola, l'angolo della mandibola e posteriormente qui abbiamo il processo mastoideo, quindi la mastoide del temporale. Ricordate che il temporale è quell'osso che si trova al di sotto dell'orecchio, quindi con la piramide del temporale che parte da questo livello. Vediamo quindi le singole ossa, individuiamo, partiamo dall'osso mascellare, che è osso pari e laterale, quindi abbiamo due ossa mascellari. Presenta, vedete qui, una parte che è chiamata corpo, dove all'interno qui abbiamo un seno mascellare, uno per ogni mascella, quindi altro seno paranasale, quello mascellare. Abbiamo quindi una sutura intermascellare, quindi il punto di unione di queste delle due mascelle, delle due ossa mascellari. E poi vedete qui in questa porzione, parte dal basso, vediamo questo processo palatino, che è questa lamina sottile ma comunque molto resistente, che praticamente si unisce con il controlaterale e forma quello che è il palato duro, insieme all'osso palatino che è questo qui in avanti, che ha una parte orizzontale e poi una parte verticale dell'osso palatino che abbiamo detto che si inserisce davanti alle lamine pterigoidee dello sfenoide. Poi presenta un processo frontale qui in alto. Processo frontale cosa significa? Un processo, una protuberanza che va verso l'osso frontale. Vedete quindi che la mascella arriva fin qui in alto a prendere contatto con l'osso frontale. Quindi vedete come mi delimita tutta la porzione dell'orbita inferiore, ma anche tutta questa parte mediale. Poi presenta dei processi alveolari che contengono i denti. E appunto, come ho detto qui, abbiamo già detto, partecipa alla formazione della fossa orbitale inferiore mediale, inferomediale. Osso palatino, abbiamo detto abbiamo due ossa palatini, quindi osso pari e laterale, si trova a livello della cavità nasale, quindi la parete laterale, vedete questa è la parte della cavità nasale, questo qui in alto è l'etmoide con la lamina cribrosa qui e con le conche o turbinati superiore e medio, questo qui in basso invece è il turbinato superiore e medio, questo è il turbinato inferiore, l'osso palatino e questo qui bianco. Presenta una piastra o lamina orizzontale che insieme al controlaterale e insieme al processo palatino forma il palato duro e poi una piastra verticale che delimita proprio la parete laterale della cavità nasale mettendosi davanti al processo pterigoideo dell'osso sfenoide. Quindi ha una forma ad L con questa piastra orizzontale e una piastra verticale. Ossa zigomatiche sono ossa pari e laterali, quindi abbiamo due ossa zigomatiche, hanno una forma a T rovesciata che si estende dall'angolo della guancia fino al margine inferiore e laterale dell'orbita. Vedete che è presente un processo temporale dell'osso zigomatico che si porta indietro e si articola col processo zigomatico
del temporale, quindi formando l'arcata temporale. Su il processo invece frontale si porta verso l'osso frontale. Quindi va a costituire questa che è la parte anche qui dell'orbita. Posteriormente l'osso zigomatico si articola con la grande ala dello sfenoide. Andiamo poi a considerare altre due piccole ossa, che è l'osso lacrimale, ossa pari e laterali. Ci troviamo all'interno della cavità orbitale, a livello della parete mediale, cioè la parete verso il centro. Okay? È il più piccolo osso della testa e presenta una fossa lacrimale. Quindi quest'osso lacrimale, vedete questo qui, questo è l'osso etmoide, la lamina papiracea dell'osso etmoide, questo è l'osso lacrimale, questo in viola, questo invece arancione è l'osso etmoide. Quindi l'osso lacrimale è questa lamina ossea sottilissima che si trova nella parete laminale dell'orbita e si incastra tra l'osso etmoide e il mascellare. Presenta una depressione che delimita il canale nasolacrimale. Da questo canale praticamente contengono le lacrime che mettono, e questo canale mette in comunicazione il sacco congentivale con le fosse nasali e servono ad eliminare dall'occhio l'eccesso di lacrime. Quindi qui si viene a creare questa apertura del canale nasolacrimale. Osso lacrimale, eccolo qua, vedete qui all'interno della cavità nasale. Quali sono quindi le orbite, le ossa che vanno a costituire l'orbita? Vedete, sono tutte queste. Okay? Quindi l'orbita, noi quando consideriamo in orbita pensiamo ad una struttura semplice, ma in realtà è costituita dall'unione di diverse ossa. Quindi vedete, innanzitutto qui abbiamo questo in alto che va a costituire la volta dell'orbita, che è l'osso frontale. Lateralmente vedete che abbiamo l'osso zigomatico che va a costituire la parete laterale. La volta, parte della volta e la parete laterale è costituita da questa che è la grande ala dello sfenoide. Poi la parete mediale è costituita dall'osso etmoide e dall'osso lacrimale. E poi nella parete mediale abbiamo proprio una puntina di quello che è l'osso palatino. Questo qui proprio una punta arriva fin qua in alto. Quindi esercitatevi qui, non potete avere un cranio, però esercitatevi sul nostro amico Filippo, ok? Quindi a considerare, a riconoscere le varie parti. Quindi questo è l'osso frontale che forma la volta, questo è lo zigomatico che forma la parte laterale, questo è il mascellare che forma quindi la parete mediale, questo è l'etmoide e questo è l'osso lacrimale. La puntina del palatino potrebbe essere questa qui. Ok? Ossa nasali, quindi pari e laterali, hanno una forma quadrangolare, formano la volta della piramide del naso, o detta ponte del naso. E poi sostengono quelle che sono le cartilagini nasali che vanno a costituire la parte praticamente del naso. Quindi è un osso piccolo, pari, a forma di lamina quadrangolare, più stretto in alto e allargato in basso, che
che si trova nella parte superiore e mediale della faccia, subito dopo sotto il frontale. Infatti vi ricordate che avevamo la spina del frontale che serve proprio all'inserzione delle ossa nasali. Si articola medialmente con l'osso nasale controlaterale e insieme delimitano in alto l'apertura appunto per le cavità nasali. Il margine superiore si articola con l'osso frontale, il margine laterale con il processo nasale dell'osso mascellare, poi qui con il controlaterale del nasale e abbiamo detto in alto con la spina nasale del frontale e con la lamina perpendicolare dell'etmoide. Turbinateo o conca nasale inferiore. Abbiamo detto che i turbinati si trovano nella parete laterale delle cavità nasali. Abbiamo il turbinato superiore e medio che si trovano attaccati alle masse laterali dell'etmoide, mentre il turbinato inferiore è un osso a parte, quindi è il più grande dei tre turbinati, è un osso a sé stante. È attaccato all'osso palatino e all'osso mascellare e una piccola estremità, comunque vedete che arriva qui su in alto, a toccare anche qui il lacrimale e a toccare anche l'etmoide, un processo uncinato che fuoriesce dall'etmoide. Passiamo quindi a considerare il vomere. Allora, questa è invece la parete mediale del setto nasale, che è una parete liscia. Abbiamo questo vomere, che è chiamato così perché è la forma di una lama di aratro, quei vecchi aratri che si usavano dietro i buoi, costituisce quindi la metà inferiore del setto nasale ed è liscio. Può presentare una sorta di curvatura un po' ad S quando vi è invece la deviazione del setto nasale, okay? Ma in un soggetto senza problemi questa parete, questo vomere si continua con la parete perpendicolare dell'osso etmoide ed è perfettamente allineata, perfettamente liscia. Quindi la cavità nasale da quante ossa è costituita? Anche questa è abbastanza complicata. Abbiamo l'osso frontale che mi forma quella che è la parte della volta, l'osso nasale, anche qui verso in avanti che mi forma la volta, lo sfenoide, sempre forma qui la volta ma si trova posteriormente, l'etmoide che va a costituire sia la parete mediale che la parete laterale, il cornetto nasale inferiore e la parete laterale, l'osso lacrimale, qui sempre nella parete laterale, l'osso mascellare che mi forma la base, quindi il pavimento, il palatino, qui che mi costituisce sia il pavimento perché si continua con l'osso mascellare, con il processo palatino del mascellare, ma anche la parte laterale, e poi il vomere che mi costituisce praticamente il setto nasale, quindi la parete mediale. Fate attenzione, quindi questa è la parete mediale, la parete di mezzo, ok, quella che è tutta liscia, questa è la parete laterale che invece presenta questi turbinati. L'osso mandibolare è quindi la mandibola, osso impari e mediano, quindi ne abbiamo solamente uno e si trova al centro, è l'unico osso mobile del massiccio facciale, quindi unico osso mobile di tutto il cranio. Si forma in realtà dalla fusione di due ossa pari e simmetriche, però questa diciamo è la fusione molto precoce e quindi praticamente comunque viene indicato come un unico osso.
L'osso mandibolare è costituito da una porzione che è chiamata corpo, dove abbiamo i processi alveolari per i denti, da un angolo, da un ramo. Dal ramo partono i condili mandibolari. Vedete che sono sormontati da quello che è cartilagine articolare per l'articolazione temporomandibolare, quindi con l'osso temporale, cosiddetta ATM, articolazione temporomandibolare, e il processo coronoideo. Su cui si inserisce invece il muscolo temporale. Quindi la forma è ferro di cavallo. Appunto, vediamo questo corpo dove abbiamo gli alveoli dentali, la protuberanza mentoniera, questi rami che hanno una forma di Y, dove questo processo anteriore è il processo coronoideo, per l'inserzione del muscolo temporale che serve ad innalzare la mandibola e questo posteriore invece è il condilo della mandibola che si articola con l'osso temporale, quindi per l'articolazione temporomandibolare. Quindi abbiamo finito con il cranio, altre ossa che però vanno a costituire la parte della testa. Abbiamo tre piccole ossicine che si trovano a livello dell'orecchio medio, che sono martello, incudine e staffa, che però non andiamo a guardare nel dettaglio. E poi abbiamo un altro osso, che è l'osso ioide, che si trova in questo osso a ferro di cavallo, con cavità posteriore, che si trova praticamente all'inizio qui del collo, sotto la mandibola e sopra praticamente la laringe. Quest'osso non si articola con altre ossa, ma si inserisce con dei legamenti dei muscoli. Vi ricordate, abbiamo visto il processo stiloideo, quell'uncino, quello che avevo fatto vedere su Filippo, che uno era presente e l'altro era rotto, dove da qui parte questo muscolo stiloideo che serve proprio per ancorare l'osso ioide. Quest'osso ioide poi ci permette di definire quelli che sono i muscoli sopraioidei, che vanno a costituire ad esempio la base della cavità orale e i muscoli sottoioidei. Quali sono, quindi abbiamo finito con le ossa della testa, quali sono le articolazioni? In realtà più o meno le abbiamo dette, abbiamo detto che abbiamo le suture a livello proprio del cranio, quindi abbiamo detto abbiamo la sutura coronale, la sutura sagittale, lambdoidea temporoparietale, quindi da temporale parietale o anche detta squamosa. E l'unica articolazione mobile è l'articolazione temporomandibolare. Per quanto riguarda i muscoli, ricordatevi in maniera diciamo complessiva che a livello della testa abbiamo i muscoli masticatori, che sono i muscoli quindi che permettono la masticazione, abbiamo il muscolo temporale, che serve ad innalzare la mandibola. Poi abbiamo dei massicci muscoli, muscolo massettere, e muscoli pterigoidei interno ed esterno. E poi abbiamo i muscoli mimici, che sono quelli che praticamente ci determinano le espressioni del viso, con l'orbicolare della bocca e l'orbicolare dell'occhio, che sono dei muscoli circolari. Quindi muscoli masticatori, abbiamo detto abbiamo il temporale, il massettere, questo qui massiccio, e il buccinatore e i pterigoidei esterni ed interni. Questi invece sono i muscoli mimici, quindi gli orbicolari, ma anche ad esempio il muscolo risorio, il muscolo frontale. Quindi sono quei muscoli che praticamente ci permettono, sono chiamati muscoli mimici perché ci permettono praticamente di avere le varie espressioni
del viso. Bene ragazzi, con oggi è tutto, quindi ci rivediamo venerdì. Vi saluto, mi raccomando, se avete qualche problema, mandatemi, rispondetemi anche su Learn, quindi fatemi sapere se qualche parte non vi è poco chiara. E insieme a Filippo vi do tanti cari saluti e ci vediamo, spero, venerdì sicuramente online e poi non so se prima o poi riusciamo a rivederci in aula. Tanti cari saluti, grazie.